Allora, di che parliamo adesso? Eisenhower. Ok, voi studenti dovete smetterla di scocciarlo per la bomba. Lui non sa nemmeno dove la tengo una bomba. E in realtà non è una bomba. È un bottone. È un bottone dei pantaloni di qualche lupetto degli scout. E un bel giorno tutto il mondo salterà in aria, amici, per colpa di un capo scout un po' finocchio. Bene, sapete, è molto intelligente quello che fanno con gli omosessuali in questo paese. Li mettono in prigione insieme a un sacco di altri uomini. E quella sì, che è una bella punizione. C'è qualche ludito negro qui stasera? Potete accendere un attimo le luci e i camerieri e le cameriere possono smettere di servire per un momento? Grazie, grazie, grazie. E spegnete i riflettori. Allora, che cosa ha detto? C'è qualche ludito negro qui stasera. Io lo so che ce n'è uno perché lo vedo lavorare laggiù. Vediamo. Ecco là, due luditi negri. E fra quei due negri c'è un giudice usuraio. E là un altro giudice, due usuraie e tre luditi negri. E c'è anche uno spaghetti. Giusto? Oh, ecco un altro spaghetti. Oh, ecco là un greco traditore. E poi un paio di spagnoli unti e anche tre ubriaconi irlandesi vestiti bene. E poi c'è un tipo nero, 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 moro, brutto. Un lurido negro. Ho tre usurai qui, qualcuno dice cinque usurai, siamo a cinque usurai, qualcuno dice sei spaghetti, ho sei spaghetti, qualcuno dice sette negri, siamo a sette negri. Aggiudicato. Io passo con 7 luditi negri, 6 spaghetti, 5 ubriaconi irlandesi, 4 greci traditori e 3 usurai. Stavi per spaccarmi la faccia, vero? E con questo siamo arrivati al punto. E cioè che la repressione è di una parola, quello che le dà violenza, forza, malvagità. Attenti, se il presidente Kennedy apparisse in televisione e dicesse vorrei farvi conoscere tutti quanti i negri del mio gabinetto. E se continuasse a dire negro, 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 e tutti i negri che vede, moro, 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 negro, 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 finché negro non significa niente, mai più. Allora non vedesse più piangere un bambino di colore di 6 anni perché qualcuno a scuola lo ha chiamato negro. Mi chiamo Julian Ferro, sono nato il 3 luglio del 93, ho 23 anni, e il monologo è tratto dal film Lenny di Bob Fosse con Dustin Hoffman. Grazie. Ciao!